Ciao a tutti, io sono Gege e vi do il benvenuto o bentornati su Be Colorful. Oggi iniziamo ad utilizzare il Tonic Craft Kit 52, che contiene delle fantastiche fustelle che permettono di creare delle scatoline a forma di grembiule. Ovviamente non siamo obbligati a creare scatoline, infatti oggi creeremo insieme una piccola tela per abbellire la nostra craft room. Inizialmente stavo creando una scatola, ma poi ho cambiato idea ed eccomi qua per condividere con voi il mio processo creativo. Dunque, iniziamo subito! Come vi dicevo, inizialmente volevo creare una scatolina a tema crafting. Il kit ci mette a disposizione delle bellissime fustelle per creare miniature di utensili di cucina, giardinaggio, barbecue e aggiusta tutto, tipo martello e cacciavite per intenderci. Non mi dispiace cucinare, mentre sono abbastanza negata per il giardinaggio, quindi avevo in mente di creare una simpatica scatolina per il mio hobby principale, ossia il card making. Ma nel kit non ci sono fustelle per questo hobby, purtroppo. Ma noi siamo creativi, quindi non ci facciamo mica abbattere dalla mancanza di strumenti, giusto? Dunque, come vedete, ho fustellato tutti i componenti per fare una scatolina, anche se cambierò idea, ripeto. E ora li coloro di arancione. In alternativa potete usare del cartoncino arancione. Il motivo per cui voglio fare un grembiule di questo colore è perché io uso il grembiule arancione della Tonic Studios, fornito con un Tonic Craft Kit precedente, non ricordo il numero. Terminata la colorazione, aggiungo qualche dettaglio di sfondo, stampando il piccolo fiore incluso nel set di timbri del kit. Utilizzo lo stesso inchiostro che ho usato per lo sfondo, ottenendo così un effetto tono su tono. Ok, per creare la tasca utilizzo la fustella rettangolare del kit, che in realtà servirebbe per abbellire i lati della scatolina. Ma poco male, il mio grembiule ha la tasca rettangolare, quindi userò questa. Fisso temporaneamente la tasca nel mio piano di lavoro e passo a creare la scritta Tonic Studios. Con questo set di timbri compongo la parola Studios. Nel caso abbiate o acquisterete un set simile che contiene tutte le lettere, i numeri, i caratteri speciali, ricordatevi di disporre i piccoli timbri a specchio. Infatti, sulla destra ho iniziato con la lettera S, poi ho inserito la T a sinistra della S, a seguire la U, la D e così via. Stampo la parola sulla tasca con l'inchiostro trasparente per embossing. E faccio un embossing a caldo con della polvere bianca. Poi coloro la tasca di arancione. Vi ricordo che la parte embossata è resistente all'inchiostro che sto utilizzando, in questo caso il Distress Oxide. Dunque, dopo la colorazione mi basterà ripulire leggermente la scritta per riscoprire il bianco dell'embossatura. Ok, la parola Tonic, invece, fustello le lettere utilizzando questo set, ad eccezione della O, per la quale utilizzo due cerchi, creando un anello bello rotondo. Questo perché, se notate, il cerchio è una parte importante del logo della Tonic Studios. Ovviamente con i miei set non posso riprodurre il font della scritta identico,
ma la O è abbastanza facile da ottenere. Sulle lettere faccio lo stesso, un embossing a caldo con la polvere bianca per ben due volte. In tal modo ottengo un'embossatura molto più liscia e spessorata rispetto a quella che si otterrebbe facendo una sola imbossatura. Infine, incollo tutte le lettere. Ok, adesso arriva la parte super creativa e divertente. La creazione delle miniature. Io ho sempre avuto un debole per le miniature. Vorrei creare dei pennelli, quindi utilizzo il piccolo mestolo del kit. Con le mie forbici ritaglio la parte superiore del mestolo in modo da formare la punta di un pennello. Così facendo mi creo due pennelli. Per le forbici fustello su della mirror card satinata argentata e su della carta blu per la parte in plastica. Fustello anche un piccolo cerchio per creare il perno che tiene unite le lame delle forbici. Ho usato il puntino di una J o di una I. Adesso continuo a creare le parti dei pennelli. Mi ricavo la parte in legno del pennello fustellando sulla carta satinata argentata. Che coloro con un marker marrone ottenendo un effetto simile al legno lacato. Stessa cosa per l'altro pennello che coloro con un marker blu. Con markers e Sharpie disegno le setole dei pennelli. Infine, incollo i manici. Che carini! Li adoro! Bene, ora frughiamo tra le nostre fustelle per trovare qualcosa da utilizzare per creare le nostre miniature. In questo set del Tonic Graph Kit 28 ci sono delle piccolissime fustelle per abbellire la scatola a forma di cuore. Con la piccolissima fustella rettangolare creo due card in miniatura.
Sempre dallo stesso set, utilizzo la fustella quadrata per creare degli ink pad. Ed ecco qua i mini ink pad, ispirati agli ink pad della Nuvo. È proprio qui che ho deciso di fare una piccola tela per la mia craft room al posto della scatolina. Queste miniature sono adorabili e tutto fa parte del mio piccolo mondo creativo, quindi meritano un posto d'onore. Che ne dite? Dunque, ora un po' di mixed media. Nulla di complicato, non vi preoccupate. Preparo la piccola tela con del gesso acrilico. Questo permetterà al colore di spargersi meglio, quindi di utilizzare una quantità minore di prodotto. Faccio uno sfondo azzurro utilizzando i Distress Paint. Come vedete dalla ruota dei colori, l'azzurro è complementare all'arancione, quindi stanno bene insieme, senza litigare. Aggiungo un po' di blu scuro e un po' di antique linen. Aggiungo dei dettagli di sfondo facendo un po' di stampe casuali, tono su tono, con un text stamp. E ora un po' di stencil con della texture paste bianca. Aggiungo anche delle stampe testuali nere solo nei bordi, in modo da creare una sorta di cornice.
Termino lo sfondo spruzzando delle gocce di Distress Oxide Spray. Utilizzo lo stesso blu scuro che ho usato per lo sfondo. Mi sono venute in mente altre due miniature, una fustella e uno stencil. La prima la ricavo fustellando la carta satinata argentata con una delle piccole fustelle intricate del kit numero 28. Per il mini stencil invece fustello il Mylar, che sono dei fogli appositi per la creazione di stencils. Utilizzo sempre una delle fustelle del kit 28. Ok, prima di assemblare tutto, aggiungo della raffia arancione per i lacci del grembiule. E incollo delle strisce di carta sul retro della tasca, in modo che sia leggermente rialzata. E ora incollo tutto sulla tela. Nei progetti mixed media di questo tipo solitamente si inserisce una frase motivazionale oppure delle parole evocative. Io ho deciso di comporre la mini frase Create Art con art composta da lettere in chipboard. Scusate, ma non so come si dice in italiano. I chipboard sono in genere degli elementi in cartone pressato o, come in questo caso, in legno, tipo compensato. Stampo invece la parola create con la mia etichettatrice. Ovviamente potete anche scriverla a mano su un pezzo di carta o stamparla con una normale stampante. Bene, non mi resta che aggiungere qualche dettaglio finale, come della tinta sui pennelli, che creo con dei Nuvo Crystal Drop. Aggiungo anche un po' di lucentezza sulla parola Art con una Nuvo Shimmer Pen e con del Glossy Accent. E posso dire che questa piccola e creativa tela è finita.
Spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto per creare una piccola tela che rappresenti il vostro hobby preferito. Naturalmente questo progetto può tramutarsi in una card, se preferite, o nella box che avevo inizialmente pensato, dove al suo interno potreste inserire qualche prodotto da regalare ad un vostro amico creativo. Come sempre, non ci sono limiti alla creatività. Con questo io vi saluto, vi ricordo che se avete piacere potete iscrivervi al mio canale e mettere un mi piace e lasciarmi un commento, che sono sempre cose importantissime per supportare i vostri canali preferiti. Grazie per avermi seguita, alla prossima, ciao ciao e be colorful!